Le storie di Oltrebuio, parte 20, di Kip D'Amore. Bruciano più le ferite interiori che quelle in superficie, almeno finché non le tagli di netto. Lui non conosceva più albe né tramonti, perché loro non vedevano più lui da 7 giorni. Altri ne avvertivano la presenza, quelli che aveva risvegliato per domandare degli arcani della vita e del dopo, di quello che succede chiusi nel silenzio della terra fradicia. Ma poi aveva smesso di mangiare quasi, e allora erano venute meno anche le pretese. Da una settimana non risaliva la scaletta di legno, viveva nella cantina, sotto il pavimento di casa sua, insieme alla conserva andata male e ai vestiti di sua moglie morta. Puzzava di rancido, per colpa della gamba, aveva finito il paracetamolo, i vecchi sonniferi, e c'era rimasta solo una bottiglia di gin e di alcol puro per lui e per la gamba soprattutto. Il dolore era insopportabile. Zio Frank sapeva cosa doveva fare, ma non ce l'avrebbe mai fatta da solo. Era convinto di realizzare il suo progetto grazie anche a quelle 2 bottiglie mezze piene. Ne versò un po' sulla coscia, reggendosi al banco per non cadere. Rialzarsi sarebbe stato tremendo. Quando il dormiveglia era cosciente e aveva fame, si serviva del cibo in scatola, le ultime scorte fatte in paese un mese fa, ma senza mai interrompere il suo lavoro. Per nulla al mondo avrebbe smesso di seguire la strumentazione davanti ai suoi occhi, di segnare nuove risposte sul taccuino e modificare il segnale alla ricerca di un pubblico invisibile, ma presente, ne era sicuro, di spettatori dormienti da generazioni, nutriti dalla terra e dalle ossa, humus e calcio. Liberi dalle catene avevano cominciato a risalire il tunnel attratti dalla luce e dalla carne. Intanto sognava il pane caldo, e i biscotti impastati a mano. Quelli l'avrebbero rinsavito. Anche la gamba si sarebbe salvata, la ferita richiusa come una lampo dei jeans. E mentre accadeva il miracolo, avrebbe continuato a studiare le loro mosse, i loro spostamenti rapidi tramite un labirinto che ignorava e andava crescendo sotto le case. Sapeva che fuori da quella tana qualcosa era successo. Glielo avevano fatto capire mandando dei segnali in risposta. Qualcosa di scomposto, di casuale. Piccoli e grandi interventi inspiegabili, una moria di batraci, crepe che si aprivano sotto i piedi, nebbie fitte in pieno giorno, doni del sottosuolo di un bimbo paffuto che gattonava sul mondo schiacciando tutto a 4 palmi. Era riuscito a procurarsi le mappe delle miniere sommerse grazie all'ingegnere un tempo suo collega nelle ferrovie e ora ospite su qualche piattaforma nell'oceano. Gli aveva raccontato di voler pubblicare un libro sull'estrazione di carbone nella zona. In realtà era convinto che a quelle profondità si cercasse anche altro, in fondo alle gallerie, che forse qualcosa era ancora là sotto. E c'era un solo modo per scoprirlo. Lui con la sua gamba non poteva muoversi, altri avrebbero potuto farlo. Un rumore e un tremolio della luce lo avvertì che il generatore si stava spegnendo. Era fondamentale per alimentare le apparecchiature in fila sul bancone, fornello e stufetta compresi. Doveva riempire il serbatoio, il gasolio non mancava. Se fosse bruciato vivo, sepolto dalle macerie, avrebbero pensato a una fatalità, al solito incidente dell'incuria, di un vecchio dimenticato da tutto e da tutti, mentre lui annerito, privo di naso e guance, sotto inesistenti palpebre e bulbi oculari scoppiati, avrebbe sorriso, avrebbe saputo che erano stati loro a farlo, che era un segnale preciso. Mentre il volto in primo piano si scioglieva come cera fusa, restava una favilla fumante sotto i tizzoni neri delle macerie, impossibile da trovare anche per i distratti curiosi accorsi a quel cratere esploso nella campagna abbandonata.